Siamo al gazebo vicino al mercato di Via della Rondine, Angolo Vianganni a Milano. La gente continua a firmare, un grande successo sempre. Sì, infatti da quando siamo arrivati abbiamo aperto il gazebo che c'è in continuo. Vedo che la gente reagisce bene, risponde, vuole firmare. Quello sicuramente più gettonato tra i 5 quesiti è quello sulla Fornero. Infatti vedo che parecchie persone, soprattutto le donne tra l'altro, sono state colpite dalla riforma e quindi firmano più che volentieri. Vedo che c'è anche molta curiosità, la gente chiede, vuole saperne di più e in molti casi si firma e firma. Sì, infatti, poi su alcune questioni magari c'è poca informazione perché sappiamo che purtroppo anche i media non danno più di tanto notizie, come per esempio sul quesito per evitare e impedire che gli immigrati possano partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione alla pubblica amministrazione. Poi però quando spieghi la gente capisce, quindi finora hanno firmato sempre tutti e 5 i referendum senza nessuna distinzione. Si affrettano. Correzzana. Naturalmente, la conoscono bene, ha lasciato il segno. Correzzana. Cosa dice la gente della Fornero? Che appena sentono per abolire la riforma Fornero si affrettano, convintissime di abolirla. Anche... Ok. Siamo al gazebo di Piazza Frattini, uno dei tanti allestiti a Milano per questa 2 giorni di raccolta firme. Si vede che la gente partecipa, si ferma, firma. Sì, abbiamo una grande affluenza, è da stamattina alle 9:30 che è ininterrotta la fila, continuano a firmare, è complicato perché bisogna tirar giù tutti i dati dalla carta d'identità, verificare le norme eccetera eccetera, però sono sentitissimi i 5 referendum. Qual è quello più gettonato? Sono 2, il più gettonato è l'abolizione della legge Fornero, poi c'è quello proposto da Matteo Salvini che ci tiene molto, che è l'abolizione della legge Merlin, perché in questa maniera con i 4 miliardi sulla tassazione della prostituzione si può o eliminare la l'IMU o eliminare 2 punti di IVA sugli acquisti oppure finanziare la cassa integrazione speciale, solo senza chiedere altri soldi, solo tassando la prostituzione e regolarizzandola, cercando di togliere il disagio che c'è in giro di tutto quel brutto vedere che troviamo nelle strade. Sembra che in un momento di grandi chiacchiere della politica la Lega sia in campo con delle proposte molto concrete, oltre alla battaglia sull'euro in vista delle elezioni europee, anche questi 5 referendum. La spinta di Matteo Salvini si fa sentire? La spinta di Matteo è enorme, è fondamentale perché alle nostre idee affianchiamo proposte concrete e fatti, cioè non diciamo la pensiamo così, noi pensiamo in una certa maniera su alcuni argomenti con dei risultati, non tanto per dire la pensiamo così, nostra idea, risultato, soluzione. Come sta andando questa raccolta firme? Bene, c'è da lavorare purtroppo. Quando abbiamo aperto c'è sempre la fila. Ecco, intervisti voi che io devo fare. La gente vedo che è molto interessata, chiede. Esatto. Tutti arrabbiati e quindi speriamo di farcela. E cosa chiede la gente in particolare su questi 5 referendum? Praticamente firmano per tutti e 5, 95% firma per tutti e 5, alcuni ne saltano, chi le pensioni, chi la burocrazia. Però la maggioranza firma per tutti e 5. Ti piace vincere facile, no? La squadra di... Noi lo sappiamo già. Ma devo mettere tutti i nomi, che ha messo lei anche il secondo nome? Forse preferibile. Io ho messo solo uno. Sì, ma lo sente.